chiaro che c'è tanta delusione, soprattutto forse per un primo tempo regalato, al di là dell'errore di Brosco. Non è che primo tempo regalato, penso che abbiamo fatto il primo tempo tre palle gol, purtroppo non si fa gol, si rischia di prenderlo, poi è normale. Secondo tempo il Pescara l'ha approcciata meglio la partita, sembrava aver preso in mano la gara, poi però quel gol lì ha spento un po' tutto. Io penso che dopo il gol loro era più difficile, nel senso che loro si sono messi a controllare dietro e anche perdere tempo, che è normale che uno che vince sotto. Noi ci siamo incapponiti di giocare troppo sui esterni, perché io volevo attaccanti più dentro e non ci siamo riusciti. Soprattutto quindi lei punta l'indice sulle tante palle gol non concretizzate? E io direi che potevamo fare tre gol primo tempo, poi secondo tempo anche lì andare da solo contro portiere, se la sposta c'è cupone. Lei aveva detto non farò tanto turnover come contro il Sestri Levante, però alla fine ne ha fatto molto. Ho molto, due terzine. Una domanda da studio per il tecnico Zeman. Da parte di Fabio Ferraresi, naturalmente. No, io sì. Volevo chiedere quanto lo ha stupito questo atteggiamento del Pineto, che andava play su play e con le mezzali sui terzini. Forse non se l'aspettava, è stato quella forse la mossa che un po' gli ha spiazzati nella prima costruzione. Si aspettava questo atteggiamento del Pineto, che è andato play su play e con le mezzale sui terzini? No, mi aspettavo che cercavano di chiuderci il gioco. Noi, ripeto, noi dovevamo giocare con due esterni più centrali e invece ci siamo incapponiti sia a destra che a sinistra, dove il gol si può fare difficile contro difesa a 5. Le chiedo l'ultima cosa, se Tungov tornerà per lunedì, se ha qualche notizia? Non c'è una notizia.